Ragazze e benvenute finalmente al video della mia morning routine, super richiestissimo da voi, mi raccomando lasciatemi tanti like, così prometto di farvi più spesso i video di morning e anche la night routine se vi piace. La mattina mi sveglio sempre con la mia cagnolina Pupi che viene a svegliarmi con tanti bacini perché non vede l'ora che io mi alzi per giocare con lei. Un po' gioco con lei e un po' inizio a guardare tutti i social, quindi rispondo ai vostri commenti su Instagram, su Snapchat, su Facebook, Twitter e poi ovviamente sotto i video su YouTube. È giunto il momento finalmente di alzarsi, ma non prima di farsi ancora qualche altra coccolina. La prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio è aprire il balcone, ovviamente per far prendere aria alla stanza. Infatti non rifaccio il letto subito, questo è un trucchetto che mi ha insegnato mia madre, ma dopo un po' di tempo, di modo che si possa areggiare bene la stanza. E ovviamente inizio a lavarmi, quindi lavo i denti e procedo con tutta la mia skincare routine. Ovviamente se vi piacerebbe vedere un video anche su quali creme e detergenti utilizzo proprio specifico della skincare, fatemelo sapere nei commenti che ve lo farò senz'altro prestissimo. Il mio cagnolino è ancora qui, sotto le coperte, ma io devo vestirmi e quindi vado nella mia cabina armadio, che vi ho fatto anche il tour recentemente, il video della mia cabina armadio, e scelgo i miei vestiti super sportivi perché andrò ad allenarmi nel pomeriggio in palestra, quindi per evitare di perdere tempo mi vesto già sportiva. Finalmente è giunto il momento di fare il letto, che adoro farlo, con tanti tanti cuscini con cui il mio cagnolino adora giocare e mordicchiare. Questo è bellissimo, un cuscino di lana fatto da mia mamma con le sue mani, infatti lo adoro ed ecco che si morde la coda. Mi metto anche un po' di profumo alla vaniglia, che lo adoro tantissimo. E adesso ci spostiamo nella cucina finalmente per la pappa Pupi, perché non so voi, ma il mio cane, se non gli do prima il cibo, veramente mi potrebbe sbranare, super affamato. E poi inizio a prepararmi la mia consueta acqua calda, lo sapete, ve lo dico anche nei video What I Eat in a Day, acqua calda con limone. E lo bevo tutto, questo nel frattempo che mi preparo la colazione e faccio le mie cosine. Quindi mi sono preparata un bel tortino al microonde, di cui vi ho fatto la ricetta sul mio secondo canale, inzuppato in un cappuccino di soia. Mi sposto quindi nella mia stanza cosmeticosa per provare le ultime novità cosmetiche. Nell'ultimo periodo sto amando tantissimo i rossetti Defa, che sono completamente naturali, vegan, sono molto idratanti perché sono ricchi di olio di ricino e oli vegetali naturali che non seccano le labbra, questa è la cosa che mi piace tantissimo, e mi trovo praticamente con il braccio ricoperto di rossetti perché non so mai quale indossare, sono tutti bellissimi, veramente sono hanno un finish matte, quindi opaco, super resistente, lunga durata, ed è strano perché sono completamente naturali, però durano a lungo nel giorno, quindi li adoro tantissimo. Ho utilizzato il mio correttore fatto in casa, il mio fondotinta fatto in casa, che adoro mettere così, no? Prendo una ciotolina e ci passo il pennello dentro, sempre così lo stendo il fondotinta. E come ombretti, anche questi qua sono di Defa Cosmetics, super naturali ma molto molto scriventi, quindi veramente sono di qualità e molto professionali. Voglio fare un trucco molto naturale perché ovviamente non è che devo andare chissà dove e poi mi piace tantissimo, sapete, mantenere il viso fresco e pulito, utilizzare solo prodotti naturali. E quindi ho utilizzato un colore chiaro e un colore un po' più scuro, un po' caramellato, che mi piace tantissimo, e leggermente questo qua un po' più scuro soltanto vicino all'attaccatura delle ciglia,
questo trucco mi piace tantissimo, praticamente è il mio trucco giorno preferito. E per quanto riguarda i rossetti d'Efa, veramente li adoro tutti, ma decido di mettere questo color nude che è molto molto soft. Mi piace tantissimo perché è molto morbido, quindi ha un effetto rossetto nude, non secca le labbra, me le mantiene anche morbide e radiate, ovviamente essendo ricco di estratti naturali e oli naturali fa anche un po' funzione idratante e nutriente sulle labbra, anti-age, quindi veramente mi piace tantissimo. Anche il blush della Defa Cosmetics è un rosa troppo troppo carino che subito mi dà un colorito al viso. Ci sono anche altri rossetti che mi piacciono di questa marca, in particolare vi voglio mostrare questi due. Questo che, da come vedete dal mio viso, lo stra-adoro ed è praticamente un rosa fragola molto intenso, sono tutti molto molto pigmentati. Lascio comunque il link del sito Defa Cosmetics nel box info, perché tutti i prodotti sono in offerta lancio con uno sconto del 10%, in più se inserite il codice CARLITA10 avrete un ulteriore sconto del 10%, valido però soltanto per 3 giorni fino a domenica. Comunque questo rosso è fantastico e dura tantissimo, anche a Pupi piace. Io mi metto al computer e vi mando un bacio grande. Ciao!